l'auto, la determinazione di farci conoscere l'altra faccia, farci conoscere la scrittura e sulla figura di Timarone, chi meglio di Antonino Pane può illustrare quella che è stata la sua carriera e soprattutto la sua personalità. Allora, io vi parlerò della Titti giornalista soprattutto e delle tre Titti che ho conosciuto io. La Marrone, Titti e poi Titina nell'ultima fase. La Marrone, un po' scostante all'inizio, capo della cultura del Mattino. Noi avevamo iniziato, lei è arrivata al Mattino prima di me ed è uscita dopo di me per un gioco semplicissimo, perché io avevo pagato dei contributi volontari e per prima avevo raggiunto il limite per andare in pensione, e quindi poi sembra un po' più vecchio, anche un po' più vecchio, però voglio dire, lei era entrata prima di me, e io ricordo che allora ero la Marrone, come nasce, ero collaboratore da Sorrento del Mattino, e una mattina mi chiamò l'allora capo delle pagine provinciali, che era Riccardo Capelli, e mi disse: Antonio, senti una cosa, mi dovresti fare una grossa cortesia, il direttore cerca la Marrone, sappiamo che è dalla tua parte, se per favore l'avverti, perché il numero di telefono che noi abbiamo non funziona, oppure non c'era telefono, non piccola chiosa, anzi no chiosa, integrazione, io ero a Schiazzano, frazione di Massa, correva l'anno, credo 82-83, e all'epoca io mi occupavo di rock, una delle mie prime, c'era il Festival del Jazz, rock jazz, a Montreux, e c'era Pino D'Amico, il giovane, una promettente cantante, che si sarebbe esibito per la prima volta, e quindi il direttore mi voleva mandare a Montreux. All'epoca l'unico telefono in zona disponibile, Schiazzano, il telefono della Salumeria, a signore che veniva, Russa, Salumi, non è cambiato granché, avrò. E allora Riccardo mi pregò di andare a cercare la Marrone in qualche posto di Massa Lopez, non si ricordava neanche il nome Schiazzani, in qualche posto di Massa Lopez. Io cercai di far capire a Riccardo che stava a Napoli. La scrivania è presa da mille cose, che Massa Lopez non è proprio quello che si dice, un paesino, che ci sono 15 frazioni, alcune molto lontane, niente, non ci può essere, dovevo cercare sta Marrone. Allora mi misi sulla Vespa e andai verso Massa Lopez, e allora ebbi da un'intuizione. Disse probabilmente chi lo può sapere, Gennaro Pappalardo, un altro collega nostro che aveva iniziato prima di me a collaborare col Mattino da Massa Lopez. Chiamo Gennaro Pappalardo, insomma questa ricerca della Marrone, varie telefonate, cose, cioè, finalmente riesco ad avere un'indicazione a Schiazzano, arrivo a Schiazzano, cerco un po' in piazza là qualcuno che mi sapeva, ah sì, la giornalista, non mi sbaglio, è quella casetta là. Arrivo, busso. Arriva Titti, apri una finestra, arriva che si stava appena svegliando. Oh, disse, guarda, Titti Marrone, sì, io sono Antonino Pane, noi ce l'avamo visti qualche volta, però insomma, non, guarda che ti stanno cercando dal mattino. E così nacque questa, per la prima volta io ebbi un contatto diretto con la Marrone, allora era la Marrone. Che era un po' spocchiosa. Esatto. E che faceva? No, spocchiosa è come dire... non in senso negativo, come vi spiego tra un attimo, era praticamente la differenza tra me e lei, che è andata avanti fino agli ultimi anni, era che noi avevamo due idee del mattino completamente diverse. Questa cosa ci ha portato spesso nelle assemblee cose su due posizioni completamente diverse, che adesso io vi dico. Come nasce allora ancora una Marrone, si rafforza questa cosa? Io poi vengo assunto e vado alla redazione di Castellammare di Stabia. E qui emerge proprio questa spaccatura verticale tra come io intendevo, cioè su che cosa io vedevo il giornale e come lo vedevano loro da Napoli. Nel senso che noi vedevamo il giornale legato al territorio. Tutto ciò che succedeva nelle nostre aree ci sembrava che era il centro del mondo, e invece da Napoli spesso arrivavano quelle risposte che dice: vabbè, questa è una roba da pagina locale. E sì, questa cosa era maestra, mi faceva arrabbiare in un modo che... Allora la Marrone era maestra in questa cosa, appena proponevamo una cosa, dicevamo: ma questa è una cosa da pagina locale, cioè come per dire, sono cose che il mattino, insomma.
voi fate quella che sono le pagine locali, che è tutta un'altra cosa. E quindi questa cosa mi ricorda che allora in relazione a Castellammare eravamo io, Nino Joachim e Marilisa Salvia, e tra noi, quando per dire, una presentazione di un libro come stasera, dicevamo, ma perché non lo proponiamo alla cultura? Ci guardavamo, diceva, beh, che ne fa Marrone, ci allontana con il suo fare, per cui non lo segnalavamo proprio. Ecco, questa fu la fase della Marrone. Poi viene la fase di Pitta. La fase di Pitta arriva quando sono trasferiti a Marrone. Diventa tutto più diretto, ci conosciamo meglio, insomma, alla mensa capita che qualche volta si pranzi insieme. Insomma, si rompono un po' gli schemi tradizionali della periferia con il centro, siamo tutti più vicini, qualche volta mutuo soccorso di qualche pezzo che bisogna finire, completare qualche zoppo, eccetera, eccetera, comincia il rapporto con tutti. La separazione la nostra idea di mattino diventa ancora più netta. Io praticamente ero quello che vedevo il mattino legato al territorio, sempre legato al territorio, era quello che voleva fare più pagine locali, fare più, come dire, cronaca sostanzialmente, anche perché venivo dalla cronaca e insomma crescevo in cronaca. Lei invece capeggiava l'altra passione, quella del giornale nazionale, quella che il giornale del sud che però doveva parlare all'Italia, eccetera, eccetera. Questa cosa in una certa fase storica del giornale si acuì in maniera proprio, cioè lo scontro diventò, come dire, quasi fisico in assemblea, finivamo a male parole, nel senso che insomma ci confrontavamo in maniera nettissima. Era il periodo in cui il mattino Nendelina aveva 4 redazioni solo in provincia di Napoli. Noi solo in provincia di Napoli facevamo 4 giornali diversi, uno per la zona di Castellammare, uno per la zona di Castelgreco, uno per la zona di Pozzuoli, uno per la zona di Nola. Questo lavoro naturalmente assorbiva giornalisti a detrimento di altre aree del giornale, che erano appunto quelle della cultura, degli altri settori, per così dire, nazionali. E qui lo scontro in assemblea, insomma, lei, Francesco Romanetti, poi me li ricordo, insomma, erano, come dire, i nostri avversari storici nell'intendere il giornale. E poi la terza fase è quella che mi ha portato vicino di Scrivania di Pitti. E allora lì è diventata Pitina e ho scoperto una persona completamente diversa, cioè completamente diversa. Lei si avvicina, allora dovete sapere che noi siamo finiti insieme nell'ufficio centrale del mattino. Praticamente l'ufficio centrale è una sorta di ammortizzatore tra il direttore e la redazione, cioè una cosa che deve assorbire i diktat del direttore, trasmetterle alla redazione in modo più soft possibile per farle fare, realizzare così come il direttore vuole. E questo cuscinetto che si è, come dire, questo ammortizzatore che si comprime e si estende continuamente, porta attenzione tra di noi, porta ad esasperazione, eccetera, eccetera. Lei, quando arrivò nell'ufficio centrale, inizialmente ho provato addirittura un senso di tenerezza. In che senso? Noi nell'ufficio centrale facevamo anche la copertina della cronaca di Napoli. Lei veniva dalle pagine di cultura, dalla scrittura, dalle cose pensate, ragionate, eccetera, eccetera. Noi là invece in pochi minuti dovevamo confezionare questa pagina, scegliere la notizia più importante, fare i titoli, farla vedere al direttore, eccetera, eccetera. Qualche domenica di agosto, me le ricordo come adesso, qualche domenica di agosto, niente meno, capitava che eravamo io e lei in questo ufficio e il direttore che stava fuori al telefono e tutto il giornale che bisognava fare, eccetera, eccetera. E lei ci mettevamo vicino alla scrivania e lei quasi titubante, perché naturalmente non aveva questo rapporto con la cronaca che si matura con il fare, cioè giorno per giorno, minuto per minuto, quasi, insomma, stentava a credere che si cambiava tutto completamente in pochi minuti, eccetera, eccetera, perché era proprio il suo primo impatto con un altro aspetto del giornale. Naturalmente poi tutto questo durò pochi giorni,
perché poi emerge la professione, emerge la professionalità, e in pochi giorni anche Titti cominciò col timone, cioè pagina 4 diventa pagina 7, pagina 11 diventa pagina 2, pagina 18 diventa pagina 24, la 18 deve andare ad Avellino, la 24 deve andare a Salerno, la 22 va a Benevento. Attenzione però, se la 22 va a Benevento, dopo c'è la 27 di Avellino che c'ha la stessa cosa della 22 di Benevento, insomma tutta questa giostra che la sera ti fa impazzire. Lei diventò completamente esperta di questa cosa in pochissimi giorni, devo dire, e nacque la vera Titina Mia. Chi è Titina Mia? Titina Mia è la collega di scrivania nei momenti più drammatici, proprio più drammatici, quando questo gioco degli spostamenti diventava pazzesco, perché se l'altra lettera mi diceva una cosa, le lettere ne dicevano un'altra, un andare viene che non finiva più, lei si metteva vicino al video e intonava una canzone napoletana, perché quella che mi dico adesso è che lei sa anche cantare benissimo e conosce tutte le vecchie canzoni napoletane, e intonava queste canzoni e aveva su di me un effetto incredibile. Mi faceva rilassare completamente, ricominciavamo a lavorare con più calma, con più lena di prima, e così nasce Titina. Titina che poi siamo andati avanti, io ho raggiunto l'età di uscire, sono uscito, abbiamo fatto la festa. E poi piano piano lei, io ho ricominciato a collaborare con Giornale, ho scoperto quello che, da dove, come avevo iniziato, cioè scrivere. Lei stava dietro ancora via Via d'Amore e non sapeva com'era stare fuori. E stasera, quando ci siamo visti, mi ha detto: ma perché non mi avevi detto che è così bello stare fuori? Perché adesso anche lei ha ricominciato a scrivere, ed eccola qua. Grazie a Candidato, grazie ai fratelli Ascione che ci ospitano questa sera, insomma, grazie al sindaco, grazie ai Mondadori che si è subito attivato per recuperare le copie dei libri che potete acquistare, in particolare questa sera con uno sconto particolare operato da Giovanni Pepe, che ha avuto il coraggio di aprire una libreria a Piano di Sorrento nel momento in cui i costi erano chiusi. Applausi. Per essere sincero, questa cosa poi mi fa particolarmente piacere, perché io insegno al liceo scientifico e una collega di un paese sperduto di Benevento diceva: con noi studenti dalle vostre parti la cultura è un optional. Quindi questo era per noi un po' un offizio che ci veniva detto questa cosa. Quindi in costiera probabilmente siamo distratti da tante cose, forse è vero, ma la cultura diventa un optional. Però voglio dire, quando ci avviciniamo alla cultura lo facciamo in maniera concreta, in maniera determinata e in maniera sincera. Io ho preparato un breve intervento, così sul libro di Titti Marroni, che vi leggo. Purtroppo io sono abituato ad essere meditato nella scrittura, soprattutto quando mi avvicino ad appuntamenti culturali particolarmente importanti come quello di questa sera. Io sono un ragazzo di strada, secondo che fa la cronaca sul marciapiede. Ho avuto anche il piacere di scrivere per la cultura quando Titti era redattore capo. Quando era nostro Martino. E quindi ho preparato questa cosa. Dunque, il tessitore di Vito, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, si caratterizza proprio per la bravura di Titti Marrone come scrittrice, che secondo me va ben al di là di quella che è stata la sua vita. Il romanzo si ispira a una straordinaria vicenda di vita vissuta. Di provincia, una storia vera che è immaculata nella provincia. Sì, però Udine in Masura. Poi dopo parliamo anche di Udine in Masura. Come dicevo, il romanzo si ispira a una straordinaria vicenda di vita vissuta, in cui l'autrice si è imbattuta nella veste di cronista.
ma racconta con amore per il dettaglio, l'aderenza alla verità e una strisciante dose di ironia l'esperienza di sei protagonisti: Massimo, Lia, Caterina, Miranda, Riccardo e Pietro, con un settimo personaggio dal quale la storia del suo romanzo non può prescindere. Il settimo personaggio ovviamente è Napoli, con tutte le sue bellezze, amate anche da chi la odia. Il romanzo riesce ad appassionare il lettore con le vite parallele dei sei personaggi e nella parte conclusiva è arricchito dalla suspense attorno a un segreto che sarà svelato solo nelle ultime pagine, perché Riccardo, uno dei sei personaggi appunto, si affanna tanto a mettere in comunicazione tutti quanti. Titti Marrone ha scritto il suo romanzo partendo da un fatto di cronaca, come dicevo, una di quelle notizie che arrivano all'improvviso nelle relazioni e magari non si sa come, non si sa decidere. Dedicargli una pagina a un trafiletto, succede anche questo: una notizia che a volte sembra importante ci si dedica una pagina, un'altra un trafiletto, altre volte non esce proprio. Farne menzione o privilegiare qualcos'altro di più urgente succede spesso. A Titti Marrone, giornalista del Marco, quella volta è toccato appunto di soprassedere, ma quel fatto così singolare su cui è incentrata la trama del libro ha continuato ad agire nell'immaginazione dell'autrice, che in seguito ha deciso di sviluppare la vicenda in questo libro, che parte da un fatto di vita vissuta, che però è solo un pretesto per inventare sulle ali della fantasia un romanzo in cui prevalgono le sue attitudini di scrittrice. Tutto ciò perché in fondo la scrittrice, rispetto alla giornalista, ha bisogno di muoversi liberamente per raccontare le storie del protagonista. Così, alla maniera di un tessitore di vita, che guarda caso il titolo del suo romanzo, Titti Marrone ha saputo collegare i diversi personaggi e le loro storie sullo sfondo di Napoli, una città a volte contraddittoria e difficile da spiegare. Nel libro è Riccardo, preside di una scuola, che fa una drammatica storia. Il testo del libro, ma è chiaro che il vero testo è l'autrice, che tiene alto l'interesse del lettore fino alle ultime pagine, in cui svela il segreto attorno al quale si sviluppa il romanzo. Aggiungo ancora, prima di lasciare la parola all'autrice, rappresenta un po' lo specchio per quelli che hanno superato i 50 anni, fanno i conti con disillusioni e disincanti vari in politica, nel lavoro, nella costruzione o nella rivisitazione di affari. Grazie. Grazie, è fin troppo chiaro. Io sono proprio tra amici molto affettuosi che hanno speso parole assolutamente generose e per il quale io spero